E allora ci colleghiamo con Chiara Montegulfi, dove fervono i preparativi per questa mostra mercato del tartufo siciliano e chiaramontano. Sindaco, com'è? Tutto a posto? Siamo pronti? Sì, assolutamente sì, abbiamo preparato già gli stand, e già i primi lavatori sono arrivati da parte delle diverse province della Sicilia, palermitane, messinesi, ma la cosa bella è che anche le attività commerciali hanno, le attività ristorative hanno preparato dei piatti che chiunque verrà in questi giorni può assolutamente degustare. La partita la giochiamo come territorio perché sappiamo che il successo o l'insuccesso da parte di questa manifestazione è trovare l'applicazione nelle attività ristorative. Bene, vedo il mio amico presidente della Proloco, là c'è Lucio, Ciao. Lucio, ciao. Ciao. Allora, parlateci Siamo pronti. come si svolge domani, lo chiediamo al presidente dell'associazione Sì, dei tartufai, Giovanni. che succede domani? Domani, come da programma, alle 15:30 ci sarà l'apertura ufficiale della prima mostra mercato a Chiaramonte Gulfi sul Tartufo. Lo scorsone, il nero che è cominciato da circa 2 settimane. Già, come diceva il sindaco, alcuni cavatori di Palermo questa mattina, con la mattinata alle 7, già erano qua sull'altopiano, che si presta molto, diciamo, ad avere questo tartufo insieme ad altri amici qua di cavatori sempre di Chiaramonte. Mi hanno mandato le prime foto, quindi avremo il tartufo, diciamo, a chilometro Zero. sotto zero. Allora, Lo scusa diciamo. sindaco, siamo sicuri domani ne troveremo tartufi per tutti quelli che verranno, così per questa novità per il nostro territorio? Assolutamente sì, la cosa bella è che tantissimi del territorio della provincia di Ragusa non sanno, non sapevano, da oggi sì, non sapevano che ci fosse questa disponibilità di questo prodotto d'eccellenza. Noi, grazie ai nostri ristoratori, ci candidiamo, laddove qualcuno non ne sia convinto, a essere la città delle eccellenze. Prepariamo il tartufo, lo offriamo con l'olio DOP Montiblé, il vino, i formaggi, l'uva. Chi viene a Chiaramonte sa perfettamente che l'operazione tartufo significa andare a promuovere un territorio di eccellenza. La cosa importante è che tutti i ristoranti, tutte le pizzerie, comprese le gelaterie e le pasticcerie, prepareranno nei 2 giorni chi li vorrà assaggiare il cannolo, ricotta tartufo e Tartufo, miele, perfetto. Bene. assolutamente miele di Grazie. timo, gelato al tartufo. Siamo Oh. pronti a proporre un prodotto originale in tutta la Sicilia. Perfetto, noi sappiamo che se andiamo a Chiaramonte mangiamo sicuramente Ma bene. infatti tutto L'ultima casuale, parola al presidente dell'associazione. Eccolo, chi è? Il eh? Sì, nome e buonasera, cognome? sono Arturo Bucceri, il presidente dell'AMIT di Torrenova in provincia di Messina. E quindi ci sono questi tartufi, ci sono qui. Ovviamente ci sono, l'Altopiano Iblea è una zona molto, ma molto vocata alla produzione di questi tartufi, soprattutto il bianchetto, che è il tartufo primaverile, e quello di adesso, il tuber restivum, chiamato scorzone. È un prodotto di assoluta eccellenza e questa Perfetto. occasione di domani sarà importantissima sia per rilanciare il territorio e per fare conoscere le eccellenze del territorio ibleo. Perfetto, grazie. Quindi chiudo dicendo a tutti, fammi vedere il sindaco, sabato e domenica dobbiamo andare a Chiaramonte per assaggiare i tartufi. Mario, Ciao poi Lucio. la chicca è questa. Ciao. Chi va a mangiare nel ristorante e gustare la chicca con il tartufo avrà un coupon per poter visitare anche i musei. Quindi i musei verranno aperti domenica dalle 4 sino alle 10, sino a quando ci sono persone. Quindi Questa è anche un una po' di cultura grande c'è nel mondo. attività della Proloco. Grazie Lucio, E sì, la grazie a Prologo tutti voi. sempre per il territorio, Mario. Grazie a Ma tutti voi. buonasera a tutti.